un uomo venuto da molto lontano. Negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore. Il simpaticissimo giornalista Franco Buccarelli, conosciuto, intervistato, quindi ho una conoscenza profonda, direi quasi diciamo, palpabile. Qual è il ricordo di questo grande Paolo? Qual è il suo tratto caratteristico rispetto agli altri? Prima di essere stato un grande Papa è stato un grande uomo. Più di tutto mi ha interessato, soprattutto mi ha sedotto l'immagine dell'uomo Wojtyła. L'uomo Wojtyła completo, studente, lavoratore, artista, poeta, a un certo momento poi sacerdote, umile pastore della parrocchia polacca, che poi la provvidenza sceglie come pontefice di San Pietro. Perché l'uomo Wojtyła? Tutti parlano dei miracoli, della santità di quest'uomo, ma io credo che la cosa più importante sia la sua testimonianza umana. Cioè lui ha mostrato al mondo come la sofferenza può diventare la bandiera della santità. Tutti gli uomini sono fragili, tutti gli uomini affidati nelle mani di Dio, ma la malattia, questa cosa terribile che mai un Papa aveva osato mostrare al pubblico, lui ne fa la sua bandiera e insegna a noi come si affronta la sofferenza nella fede. Quindi la testimonianza più grande che l'uomo, caro Wojtyła, lascia a noi oggi è quella di un uomo che ha avuto la fortuna di diventare anche Papa della Chiesa, ma soprattutto un uomo di grande fede. E con questa fede lui è capace di superare le terribili sofferenze. Vi ricordate, comincia col bastone, poi piano piano con la sedia a rotelle, poi addirittura arriviamo all'elevatore, cioè un carrello che lo portava sull'aereo. Guardate che parabola di umanità e di sofferenza. E alla fine lui di questa sofferenza ne ha fatto non solo la sua bandiera, ma anche la sua grande testimonianza. Ecco la grandezza di Carlo di Roma. Cosa mi ha affascinato di più? Un uomo che è stato, secondo me, con la sua sofferenza e anche col suo carisma, il più grande comunicatore del mondo. Ma cosa si prova ad intervistare dei personaggi così carismatici, così... E soprattutto, quali sono le domande da tecnicamente che guarda, è difficile porre? Guarda, se tu dai uno sguardo al mio sito, io ho avuto la fortuna di conoscere dei grandi. A parte cinque papi, ma io ho conosciuto José Arnold Schweitzer, che è stato uno dei più grandi missionari in Africa. Ho conosciuto Charlie Chaplin, un uomo, ho conosciuto Barnard, ho conosciuto uomini che hanno segnato un capitolo nella storia del nostro tempo. Che cosa si prova? In quel momento il segreto è porre delle domande semplici, ma mostrare soprattutto la tua umiltà al confronto di queste persone, perché l'umiltà disarma. Se io fossi andato là con la presunzione di essere un bravo giornalista, di sapere già tutto di loro, prima di tutto ascoltare quelle che loro mi dicevano e dalle loro risposte, cercare con una maieutica intelligente di trarre le conclusioni e portare avanti un dialogo che però interessi i telespettatori, che non deve essere un dialogo tra due persone, ma fornire un argomento che sia di pubblica attenzione. Stringeva il dolore un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto.